Tre mesi all'avvio della stagione balneare, i tempi si stringono e i balneatori si mobilitano per presentare una proposta che metta in salvo il turismo, soprattutto la balneabilità. Un weekend all'insegna di riunioni e incontri con amministratori pescaresi e Regione Abruzzo. Ieri mattina ho chiesto al Presidente D'Alfonso di darmi un mandato pieno con un documento, modo di procedere all'interno degli uffici regionali e non solo quelli regionali, anche quelli romani, oggi anconitani, perché sull'area a ridosso del porto di Pescara noi abbiamo una criticità che è di 300 metri, ma questa sua criticità di divieto di balneazione purtroppo danneggia tutto l'intero comparto, diciamo, pescarese, 22 km di costa. Adesso abbiamo dato un'ipotesi progettuale di sfoltire le prime tre scogliere, di costruire a ridosso delle scogliere, cioè verso sud, un pennello provvisorio in modo da non consentire il defluire delle acque del fiume Pescara tra le scogliere e la battigia. Noi siamo convinti che questa operazione possa dare dei risultati positivi, perché avremo più acqua di mare e meno acqua dolce. Nel frattempo aspettiamo tutti gli interventi legati al piano regolatore portuale. Questo è al vaglio naturalmente delle, diciamo, autorità competenti dal punto di vista tecnico, e anche su questo vogliamo fornire puntuali aggiornamenti rispetto a un tavolo che si rivedrà ogni settimana. Un progetto che ha trovato il favore di maggioranza e opposizione, ma in attesa degli studi di fattibilità e i permessi necessari, resta l'incognita dei 300.000 euro necessari all'operazione. Ci sono i fondi, però D'Alfonso li ha promessi a tutti, nel senso che di fronte a 150 milioni circa l'anno di fondi sviluppo e coesione ci sono promesse per 500 milioni di euro, quindi bisognerà capire come verranno distribuiti concretamente questi fondi. Bisogna essere concreti, non parlare di favole. Fino ad oggi si è parlato soltanto di favole, i balneatori soffrono, la città soffre, Pescara è in ginocchio, soprattutto perché l'industria turistica, che ha sempre portato ricchezza a questa città, da almeno 2 o 3 anni sta veramente boccheggiando.